Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del ritorno di One Piece in edicola con la Gazzetta dello Sport. Ritorna quindi questa edizione della Gazzetta, ripartirà dall'inizio, ripartirà dal volume numero 1. L'uscita è proprio oggi, 7 luglio, prezzo di 4,99€ per ogni volume. Questo primo invece avrà anche questo bundle, al suo interno possiamo trovare il poster di One Piece e il primo volume. Un poster molto carino, grande, che sicuramente fa la sua figura, anche perché non viene proposto ad un prezzo supplementare. Ogni volume di questa edizione Gazzetta avrà anche al suo interno una cartolina speciale dove viene raffigurata la copertina del volume in questione, in questo caso quella dell'1. Esteticamente un'edizione che mi è sempre piaciuta, una composizione abbastanza semplice, bello il motivo che viene ripreso nella costina, quindi anche esposta è sicuramente un'edizione che fa la sua figura. Ha tanti punti a favore come anche le altre edizioni che vengono proposte per la Gazzetta dello Sport, tra cui sicuramente il formato e la sua periodicità. Non è la prima volta che arriva l'edizione Gazzetta di One Piece, infatti era già uscita nel 2016 e se la possiamo dire fermata a 90 volumi. Per tutti quelli che se lo chiedessero, purtroppo non ripartirà dal volume 90, ma ripartirà appunto dall'inizio. Quindi nel caso per chi voglia andare avanti, semplicemente bisogna aspettare. Il ritorno dell'edizione è sicuramente il perfetto modo per avvicinarsi a One Piece per chi ancora non l'avesse fatto. Abbiamo infatti una bella edizione, la classica della Gazzetta, formato più grande, prezzo anche che è conveniente, 4,99€, uscirà settimanalmente, quindi può esserci una lettura che è continuativa. Anche per quanto riguarda all'interno del volume troviamo una buona qualità di carta, come ci ha già abituato la Gazzetta dello Sport anche per le altre edizioni uscite negli ultimi anni. Il formato è ovviamente più grande rispetto all'edizione bianca, all'edizione blu sempre di Star Comics, che presentano un formato più piccolo, hanno lo stesso formato e ovviamente possiamo notare delle tavole che appaiono più grandi, quindi perfetta per chi voglia un'edizione con un formato appunto più grande. Non ha la sovracopertina, ma come anche le altre edizioni della Gazzetta presenta le alette, dove ci verranno presentate alcune curiosità su Eiichiro Oda. Per ora le uscite saranno ovviamente 105. Questa è la terza edizione uscita qui in Italia, dopo la blu, dopo la bianca, abbiamo l'edizione della Gazzetta. Soprattutto è consigliata per chi punta di recuperare l'opera dal nuovo. È vero, cercando sull'usato magari si può trovare l'edizione blu, ma anche l'edizione bianca con una grossa sequenza di volumi ad un prezzo relativamente basso. Ovviamente però si parla di manga usati, quindi in questo caso dovete anche scegliere un po' voi su che cosa orientarvi. Le edizioni della Gazzetta hanno il punto di forza che vengono proposte ad un prezzo che è relativamente basso, ad una buona qualità, e presentarci soprattutto un'edizione economica che potrà essere acquistata settimanalmente. Sicuramente l'edizione blu, soprattutto con i suoi primi volumi, risulta più datata rispetto a questa edizione della Gazzetta, anche per la sua veste grafica. Ci sono vari fattori da tenere in considerazione per vedere un po' quello che si vuole recuperare. L'edizione bianca sicuramente si avvicina a questa edizione della Gazzetta, però non presenta questo formato ovviamente così grande, non presenta le alette, e troviamo anche per quanto riguarda il fattore estetico un'edizione diversa. A mio parere riproporla è una buonissima iniziativa, come ho detto adatta a chi ancora non si fosse approcciato a One Piece. Questa volta non ci sono scuse, addirittura è ripartita da zero, è ripartita dal volume numero 1, quindi mi raccomando, per chi ancora non l'avesse letto, per chi ancora non l'avesse mai preso, potete acquistare benissimo questa edizione della Gazzetta dello Sport e entrare a far parte del grandissimo mondo di One Piece. Da grandissimo fan di One Piece posso ovviamente solo consigliarvela. Questo video era anche una sorta di reminder per avvisarvi appunto della sua uscita oggi e della sua ripartenza. Fatemi sapere voi nei commenti se acquisterete questo primo volume, se possiederete già One Piece con altre edizioni portate da Star Comics, se non la prenderete. Fatemi sapere tutto nei commenti. Per questo video è tutto, lasciate un mi piace, un commento, e per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video!